C'era una volta un bellissimo castello in una terra molto, molto lontana. In questo meraviglioso castello viveva la regina più bella. La regina desiderava solo una cosa per essere felice, ed era avere una bella, piccola bambina. Un freddo giorno d'inverno, quando la regina stava cuocendo vicino alla finestra, improvvisamente si punse con un ago. Immediatamente strofinò il sangue con un pezzetto di cotone e in quel momento espresse un desiderio. Desidero avere una bambina, con la pelle bianca come la neve, gli occhi più brillanti del più scintillante gioiello, le labbra rosso ciliegia e un cuore pieno di gioia e tanta felicità. E un giorno il desiderio della buona regina divenne realtà. Ebbe una bellissima bambina. Chiamò la bambina Biancaneve. Gli anni passarono velocemente, ma la loro felicità non durò a lungo. La regina buona si ammalò e poco tempo dopo morì. Molto presto anche il re invecchiò e divenne estremamente debole. Così si risposò con un'altra donna. Anche la nuova regina era bellissima, ma aveva un cuore cattivo. Era una donna arrogante e invidiosa. Ogni giorno la regina si guardava nel suo specchio magico e faceva questa domanda. Specchio servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? E lo specchio magico rispondeva. Nessuno, vostra altezza, chi può battere la vostra bellezza? E la regina era molto contenta di questa risposta. Con l'arrivo della regina cattiva, tutto nel castello cominciò a cambiare. Per colpa della sua cattiveria, il regno dovette affrontare molti, molti guai. Quindi, per risolvere tutti questi problemi, il re dovette allontanarsi dal castello. La regina cattiva era contenta perché, ora che il re non c'era più, avrebbe potuto fare quello che voleva. Gli anni passarono in fretta e Biancaneve crebbe diventando una bellissima giovane donna. In un posto non molto lontano, un principe improvvisamente vide il riflesso di Biancaneve sul fiume da dove stava bevendo dell'acqua. Immediatamente si guardò attorno, ma non vide nessun altro a parte gli uccellini sulla sua testa. Un giorno, la regina stava di nuovo di fronte al suo specchio magico. Specchio servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Lo specchio rispose. Beh, effettivamente, non sei tu, mia regina, mi spiace. Biancaneve è colei che a tutti piace. La regina divenne furiosa quando sentì la risposta dello specchio magico. Immediatamente chiamò il suo cacciatore preferito e gli diede un ordine orribile. Condurrai Biancaneve nella foresta e mi porterai il suo cuore. I soldati portarono Biancaneve dalla regina. Benvenuta, Biancaneve. Ho pensato che ti stessi annoiando al castello. Vai a prendere un po' d'aria nella foresta. Non preoccuparti, il mio cacciatore più fidato ti proteggerà. Il cacciatore portò Biancaneve nel cuore della foresta. Doveva fare quello che le aveva ordinato la regina. Ma vedendo che Biancaneve aveva un cuore puro ed era così buona, il cacciatore non poté farle alcun male. L'avvertì di non tornare al castello mai più. E al tramonto la lasciò nella foresta e tornò al castello. Biancaneve era molto spaventata, tutta sola nella foresta buia. Si sedette sotto ad un albero e cominciò a piangere, finché alla fine si addormentò. Al mattino, Biancaneve si svegliò con il cinguettio degli uccelli e molti piccoli amici animali la circondarono. Poiché questi animali sapevano chi era e amavano la principessa, mostrarono a Biancaneve la strada. La portarono alla loro casa, che era carina e piccolina come loro. Un po' esitante, Biancaneve aprì la porta.
tutto all'interno della casa era molto piccolo ed estremamente disordinato. Biancaneve non riusciva ad immaginare a chi appartenesse, ma non aveva altro posto in cui andare. Quindi decise di rimanere e riordinare. Dopo aver pulito la casa e averla resa carina e senza macchie, Biancaneve cucinò con i piccoli attrezzi da cucina e mangiò qualcosa. In questa piccola casa, come qualsiasi altra cosa, anche i letti erano piccoli. Ma Biancaneve era così stanca che quasi si sarebbe addormentata in piedi. Pensò che nulla di male le sarebbe capitato in quel posto e si addormentò su un paio di letti che aveva messo uno vicino all'altro. La sera, i 7 nani, che erano gli adorabili abitanti di quella bellissima casa, rientrarono dal lavoro nella miniera. Quando entrarono, furono molto sorpresi. La casa era senza macchie, carina e pulita, e in più profumava di delizioso cibo. Cucciolo voleva una ciotola di zuppa, ma a causa della sua goffaggine la fece cadere tutta sul pavimento. Dotto cercava di capire cosa fosse successo. Disse Pisolo sbadigliando. I 7 nani salirono lentamente al piano di sopra. Quando entrarono nella camera da letto, non riuscirono a credere ai loro occhi. C'era la più bella ragazza che avessero mai visto, addormentata sui loro piccoli letti. Sentendo quei suoni, Biancaneve si svegliò spaventata. Vide 14 occhi dei 7 nani che la fissavano e infine disse un po' esitante: «Il mio nome è Biancaneve. Mi dispiace molto se vi ho offeso. Non volevo fare del male.» «Ma di questo siamo certi. Altrimenti perché ti saresti adoperata per pulire tutto e cucinare per noi?» rispose Dotto e presentò a tutti. «Noi siamo i 7 nani. Questo è Gongolo, Brontolo, Cucciolo, Eolo, Mammolo e poi ci sono io, Dotto. E eccolo lì, Piso. Biancaneve era così felice ora che aveva 7 nuovi divertenti amici. Biancaneve raccontò loro tutto quello che le era successo. I 7 nani erano davvero tristi di sentire cosa le fosse capitato e le chiesero di restare con loro. Accettando di stare con loro, Biancaneve li aiutò sempre. Tutti passarono giorni felici e spensierati. Ma la loro felicità non sarebbe durata a lungo. Un giorno la regina fece la solita domanda al suo specchio magico. «Specchio servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?» La risposta dello specchio fu la stessa. «Effettivamente non sei tu, mia regina. Mi dispiace, Biancaneve è la bella che a tutti piace.» Ma la regina pensava che lei fosse già morta. Non sapeva che il cuore che il cacciatore le aveva portato era di un cervo. La regina realizzò che era stato un errore fidarsi del cacciatore e decise di finire il lavoro da sé, una volta per tutte. Era un'altra mattina gioiosa nella casa dei 7 nani. Biancaneve salutava i nani che andavano al lavoro con un bacio sulla guancia di ciascuno. Dotto ripeté le sue raccomandazioni, come sempre. «Non dimenticare le regole. Se qualche straniero bussa alla porta quando non ci siamo, tu bada a non rispondere.» «Certamente, Dotto. Ma voi non fate tardi, d'accordo?» Mentre Biancaneve stava preparando la cena, qualcuno bussò alla porta. Non si aspettava che i nani sarebbero tornati così presto. «Chi è? Dotto, siete voi, ragazzi?» Da fuori parlò una vecchia signora. «Non intendo farti del male, bambina. Aprimi, per favore!» Guardando dallo spioncino, Biancaneve vide la povera vecchia signora che stava fuori e pensò che non avrebbe voluto farle del male. Così aprì la porta. «No, mia bella ragazza, sono una povera vecchia signora e passavo di qua.
Ah, se solo potessi darmi una ciotola di zuppa, te ne sarai eternamente grata. Biancaneve fece entrare la vecchia signora e le offrì una ciotola di zuppa calda. Grazie, mia cara! Non ho soldi, ma ho la mela rossa più deliziosa e brillante tutta per te! Anche un solo morso e sentirai che sapore! Biancaneve, curiosa, diede un morso alla mela. E non appena lo fece, svenne e cadde sul pavimento. La vecchia signora altri non era che la regina cattiva mascherata. E la mela era sì deliziosa, ma altrettanto velenosa. Anche un solo morso era abbastanza da far addormentare Biancaneve, un sonno dal quale non si sarebbe più potuta svegliare. Quando i sette nani tornarono a casa, trovarono Biancaneve distesa sul pavimento. Dotto trovò la mela morsicata. La mela che ha mangiato deve essere avvelenata, è sicuramente colpa della regina. Biancaneve era così bella, anche addormentata, che i nani la misero in una bara di vetro fatta con le gemme più preziose. E la misero in cima ad una collina, dove tutti i suoi amici nella foresta avrebbero potuto vederla. Un giorno il principe arrivò nella foresta dove Biancaneve stava dormendo. Gli amici di Biancaneve gli mostrarono la strada e lo portarono vicino alla bara di cristallo dove lei dormiva. Il principe non poteva credere ai suoi occhi. La bellissima principessa, il cui riflesso aveva visto una volta nel fiume e che aveva continuato a sognare, giaceva proprio lì davanti a lui. Alzò il coperchio della bara e baciò Biancaneve. Proprio in quel momento il sogno di Biancaneve e del principe divenne realtà. Il loro amore ruppe l'incantesimo e Biancaneve aprì gli occhi. Allo stesso tempo, avendo scoperto cos'era successo a sua figlia, il re ruppe lo specchio magico e mandò la regina il più lontano possibile dal castello. Biancaneve, infine, tornò al suo castello e si riunì a suo padre. Biancaneve e il principe celebrarono delle nozze magiche. Il re, Biancaneve, il principe e i sette nani vissero per sempre felici e contenti. Molto tempo fa, in una terra lontana, viveva una giovane coppia. Non avevano nessun figlio, ma desideravano tanto avere una piccola bambina. Dopo un breve periodo, la giovane donna aspettava un bambino. Un giorno, mentre guardava dalla finestra, vide una bellissima lattuga nel giardino vicino. Da quel momento non riuscì a pensare ad altro se non a quella lattuga. Credo che morirò se non potrò mangiare quella lattuga. La donna perse il suo appetito e perse un'enorme quantità di peso. Finché un giorno suo marito, preoccupato per lei, promise di portarle un cespo di lattuga. Non preoccuparti, mia cara. Andrò a prenderti un po' di lattuga. Non dire sciocchezze, lo sai che è troppo pericoloso. La casa a fianco apparteneva alla potente strega e il giardino era circondato da grandi mura che nessuno aveva mai osato superare. Il marito raccolse tutte le sue forze, si arrampicò sul muro, entrò nel giardino e raccolse un po' di lattuga. Sua moglie mangiò la lattuga con grande piacere e si sentì subito un po' meglio. Ma sfortunatamente quel po' non era abbastanza per lei. Il giorno dopo suo marito tornò di nuovo nel giardino, ma questa volta la strega era lì ad aspettarlo. Ehi tu, forestiero, come osi entrare nel mio giardino e rubare la mia lattuga? La mia cara moglie è incinta e desidera disperatamente la tua lattuga. Non conosci le buone maniere, avresti dovuto chiedere il permesso. Noi abbiamo tutti paura di te e pensavo che non me l'avresti mai concesso, perdonami. Perdonarti? Tu verrai punito per questo! Se mia moglie non potrà mangiare la tua lattuga, si ammalerà e non potrà partorire, per favore!
Aiutaci! Che ne dici di un accordo? Tu potrai prendere tutta la lattuga che vorrai, ma ad una condizione. Non appena la bambina nascerà, senza dire nulla voi, la darete a me. Spaventato, il marito accettò immediatamente l'accordo. Dopo qualche mese la bambina nacque e subito dopo la strega venne e la portò via. Le diede il nome di Rapunzolo, perché la lattuga che la mamma aveva tanto desiderato si chiamava Rapunzolo. La strega si prese grande cura della bambina. All'età di 16 anni, Rapunzolo era diventata una bellissima giovane donna. La strega rinchiuse Rapunzolo in una torre altissima al centro della foresta, ma questa torre non aveva delle scale. C'era solo una piccola finestra, molto in alto. La strega non aveva mai tagliato i bellissimi capelli biondi della ragazza. E quando andava a trovarla, gridava dal basso: Rapunzolo! Rapunzolo! Oh cielo! Calami il tuo fronzolo! È la mamma, tesoro mio! Rapunzolo lasciava andare giù dalla piccola finestra la sua lunga treccia d'oro e con l'aiuto dei suoi capelli la strega raggiungeva l'alta torre. Questo si ripeté per molti anni. Un giorno un principe andò nella foresta per cacciare e sentì una splendida voce cantare in lontananza fra gli alberi. Che voce meravigliosa che sento! Pensò e condusse il suo cavallo verso quel bellissimo suono. Quando arrivò alla torre dove viveva Rapunzolo, guardò a destra e poi a sinistra, ma non vide delle scale o qualcos'altro con cui arrampicarsi sulla torre. Incantato dalla bellezza della voce, il principe tornò alla torre ogni giorno, ma non riuscì a capire come avrebbe potuto arrampicarsi. Una notte, quando ancora una volta si trovava nei pressi della torre, notò la strega che aspettava di sotto. Rapunzolo lasciò andare giù dalla piccola finestra la sua lunga treccia d'oro e con l'aiuto dei suoi capelli la strega raggiunse l'alta torre. Il giorno dopo, appena dopo il tramonto, il principe andò alla torre e cambiando voce disse: Rapunzolo! Rapunzolo! Calami il tuo fronzolo! È la mamma, tesoro mio! Nel vedere per la prima volta nella sua vita qualcuno che non fosse sua madre, Rapunzolo si spaventò un pochino. Ma tu non sei mia madre, che cosa ci fai qui? Tranquilla, non devi avere paura. L'altro giorno ti ho sentita cantare e mi sono innamorato della tua voce. Volevo solo vedere a chi appartenesse. A Rapunzolo piacque molto quello che disse il principe e non ebbe più paura. Per un po' tutto andò bene e la strega non si accorse di nulla. Finalmente un giorno il principe chiese a Rapunzolo di sposarlo. Rapunzolo, vuoi sposarmi? Rapunzolo accettò con gioia la proposta del bel principe. Ma lei non aveva nessun modo di scendere dalla torre. Improvvisamente ebbe un'idea brillante.
Il principe iniziò a portare un pezzo di tessuto ogni volta che faceva visita alla torre e Raperonzolo intrecciava i pezzi insieme per fare una corda. Ma un giorno Raperonzolo commise un grosso errore e accidentalmente si fece scappare qualcosa di bocca. Madre, il principe si arrampica più velocemente di voi. Quale principe? Quale principe? In quel momento, la strega realizzò che c'era qualcosa di losco e cominciò a gridare. Come hai potuto tradirmi? Io cercavo solo di proteggerti dalla cattiveria del mondo! Incapace di controllare la sua rabbia, la strega improvvisamente tagliò i bellissimi capelli biondi di Raperonzolo. E la mandò in un deserto molto, molto lontano. Quella notte, la strega restò nella torre e aspettò l'arrivo del principe. Un po' di tempo dopo, sentì il principe dal basso chiamare. Raperonzolo! Raperonzolo! Calami il tuo fronzolo, sono io, il principe! La strega fece scendere i capelli che aveva tagliato a Raperonzolo. Inconsapevole di cosa lo aspettava, il principe iniziò ad arrampicarsi. Quando arrivò su, vedendo la strega al posto di Raperonzolo, si accorse che era successo qualcosa di terribile. Quando la strega cominciò ad avvicinarsi a lui, il principe spaventato inciampò all'indietro e cadde dalla torre. Grazie ai cespugli che c'erano lì sotto, riuscì a sopravvivere. Ma a causa delle spine che gli ferirono gli occhi, non poté più vedere. Il principe cieco continuò a camminare nella foresta, cercando Raperonzolo con le lacrime agli occhi. Si nutrì di piante e della frutta selvatica che trovava nella foresta. Camminò così a lungo che alla fine arrivò nel deserto dove viveva Raperonzolo. Improvvisamente accadde qualcosa di inaspettato. Lui sentì una dolce voce cantare e riconobbe la proprietaria da lontano. Raperonzolo, sei tu! Così cominciò a seguire il suono della sua voce e allo stesso tempo chiamò Raperonzolo! Raperonzolo! Dove sei? Anche Raperonzolo riconobbe la voce del principe. Principe! E cominciò a correre verso di lui. Mio principe! Finalmente si erano ritrovati. Nel vederlo, Raperonzolo abbracciò il principe e pianse di gioia. Le lacrime di Raperonzolo bagnarono gli occhi del principe. E all'improvviso accadde un miracolo. Il principe aprì gli occhi e ricominciò a vedere. Raperonzolo era così felice. Insieme andarono nel regno del principe, dove la gente li accolse con gioia. E vissero per sempre felici e contenti.